Non vogliamo dimostrare che il rugby è lo sport più bello del mondo. Semplicemente vogliamo mostrare il mondo della palla ovale a 360 gradi. Minervino di conquistare il pallone ma non c'è riuscito, allora Zottola portato a terra, poi Gregorio, palla per Rocas, ma c'è l'intercetto di Joaquin Paz, adesso è derby in velocità con Orellana, se ne va fino in fondo Paz, prova ad arrivarci anche Ciardulo, ma Joaquin Paz va a segnare la meta. Buona la palla al fondo, touche, si gioca. Buona la difesa del settimo. Però il centurione in qualche modo riesce a liberare il pericolo. Avanza, pericolo, pericolo, pericolo. Va. Meta! Prima meta dell'incontro. Ben trovato Stefano, ti ho proposto, hai visto. Due mete, una di sabato quando sono andato al Lions, al Beltrametti, partita Lions Viadana, tu eri a Parma, logicamente ci siamo divisi il lavoro, e la seconda meta, un'altra bella meta dei nostri amici di Centurione, perché il giorno dopo, domenica, mentre io ero al Mavve Stadium, tu eri a Rovato, al Pagani Stadium. Quindi io ti ho mandato quello che io ho vissuto. Logicamente sappiamo che l'esploit del weekend sono le donne. Assolutamente sì, l'esploit del weekend, fatto storico, la prima nazionale sia maschile che femminile che passa ai quarti di finale in edizione della Coppa del Mondo. Quindi grandissimo risultato per le ragazze, saranno impegnate nel prossimo fine settimana nei quarti di finale contro la Francia. Sembra ormai una costante quest'anno incontrare la Francia e speriamo che si possa competere come è stato fatto nelle amichevoli pre-mondiale e addirittura a Biella ci ricordiamo, noi c'eravamo, ci ricordiamo della bellissima vittoria. Quindi in bocca al lupo alle ragazze per questo quarto di finale storico. Dobbiamo dire che stamattina è arrivata purtroppo una brutta notizia, nel senso che è stata resa nota una squalifica a Sara Tunesi per un morso durante la partita con il Giappone. Durante la partita non ci siamo accorti di questo fatto, però è sicuramente un fatto grave. Sai che adesso le settimane di squalifica sono pesanti, sicuramente il fatto grave meritava anche durante la partita, sicuramente vista meritava un'espulsione, meritava un cartellino rosso che non è stato. Però ricordiamo che quello che non vede il referee, quello che non vede tante volte il TMO, sì. Lo vede anche il sighting, ovvero quell'arbitro lì, quel quarto o quinto uomo che è lì in tribuna a osservare certe cose che possono scappare alla regia, giusto? Quindi sì, è così. Noi le ragazze cercheranno di giocare anche per lei, perché è un derby che con la Francia non si sa mai. Io sono stato a Grenoble e aveva vinto bene la Francia, siamo stati a Biella, ha vinto l'Italia, però questa volta si tratta di un mondiale, quindi sono favorite le ragazze francesi. Le francesi sono sicuramente favorite, però finché non finisce la partita non si sa come va a finire, quindi in bocca al lupo ragazze. Mentre noi parliamo, la regia attenta ci ha mandato qualche immagine della partita che metteremo nella nostra versione YouTube, perché ogni volta mettiamo delle immagini in Facebook del work della Coppa del Mondo, ci bloccano. Quindi bella la libertà di comunque cercare di comunicare il nostro rugby qua in Facebook in Italia. YouTube non ho problemi, quindi la versione YouTube sappiamo che è completa. Allora
facciamo come al solito il nostro rewind del nostro fine settimana. Sì. Sabato tu eri già alle 2 a Zebre, Zebre che ha perso con Edimburgo. Sì, Zebre che ha perso con Edimburgo, una partita che è nata male, dopo 20 minuti già sotto di 3 metri, c'è stato un cartellino rosso per una pulizia scorretta in rack da parte di Pessea, quindi le Zebre hanno giocato più di un'ora con un uomo in meno. Nonostante questo, nel secondo tempo sono riuscite a segnare 3 mete, più 2 mete che sono state annullate per... dei piccoli errori in fase di finalizzazione. Abbiamo visto le solite Zebre che comunque non disdegnano di giocare, e il fatto di aver segnato comunque 3 mete è un fatto a loro favore. 3 mete segnate con un uomo in meno è comunque qualcosa di importante. È vero che la partita in sostanza era già chiusa perché Edimburgo aveva già avuto il bonus dopo mezz'ora di gioco, quindi si può dire da una parte è calata l'intensità da parte di Edimburgo, ma comunque le Zebre hanno fatto vedere del bel gioco. Facciamo un passo indietro, logicamente, perché venerdì, quando noi eravamo in onda in Special Rugby, era partita alle 18.30, ovviamente il match Benetton contro i Bulls, giusto? Sì, giusto, giusto. Partita che ha visto che la vittoria della franchigia sudafricana, adesso anche le immagini ci accompagnano, una Benetton che ha una Bornos ancora, diciamo, in gamba, sta giocando bene, e a Bornos che è stato comunque convocato per giocare con i Pumas in questa finestra di novembre, però non è stato sufficiente perché, come vediamo l'immagine, i Bulls erano molto attenti, erano molto concentrati, si erano portato a casa questa vittoria. Sì, dobbiamo dire però che è una vittoria che è maturata negli ultimi 10 minuti di gioco, perché fino al 70esimo la partita era in bilico, c'erano mi sembra 2 punti di differenza, però il divario si è dilatato oltremodo negli ultimi 10 minuti, dove i Bulls hanno segnato 3 mete trasformate, quindi hanno fatto la voce grossa. Infatti, le immagini vengono per testimoniare questa differenza alla fine. Allora, ci mettiamo in modo top 10, Peroni? Top 10, sì. Allora, io ti dicevo, mentre tu eri a Parma, io alle 4 avevo appuntamento al Beltrametti con i miei amici Oldies del Lions, che ci invitano sempre a un bellissimo clubhouse lì allo stadio. Quindi abbiamo vissuto questo pre-match, però abbiamo visto anche un colore, che quella tribuna lì, che al Beltrametti è sempre piena quando c'è il rugby del top 10, quindi dovrebbe essere un esempio, perché non è che noi che andiamo in giro vediamo degli stadi così calienti come quello del Beltrametti. Sicuramente dobbiamo dire che oltretutto c'era un'altra partita praticamente in contemporanea che noi non siamo riusciti a seguire, ovvero alle 15 si giocava a Colorno un altro big match, dove il Colorno ha perso la sua prima partita contro il Valor Rugby in maniera abbastanza netta. Avremo possibilità di mostrare gli highlight di questa partita. Mostriamo l'immagine adesso mentre noi parliamo, perché sinceramente c'è stato un po' di delusione per quanto concerne questo confronto, perché si aspettava di più una squadra che viene da vincere fuori casa contro i campioni in carica del Petrarca, si aspettava di più a Colorno. Invece il Valor Rugby ha avuto la meglio, è stata più consistente, è stata più pragmatica, più concreta, e quindi nel duello tra i due coach, ovvero Franchino Properzi del Valor Rugby e Umberto Castellato del Colorno, si è visto giustamente oggi come oggi la superiorità della squadra reggiana. Quindi le immagini adesso stanno mostrando anche le belle mete che hanno fatto la squadra di Franchino, perché sono riusciti a giocare anche a giocare a largo, hanno variegato il gioco, quindi
se portano a casa questa vittoria. E adesso sì, torniamo al mio match, perché per non suonare all'orecchio noi andiamo in giro. E allora abbiamo visto una bella partita, ha vinto meritatamente secondo me Lions, perché è stato meno indisciplinato, troppo indisciplinato. C'è stato anche l'episodio dell'espulsione, che alcuni dicevano che è stato molto severa, perché il gesto, secondo loro, adesso riusciamo a recuperare l'immagine, però la realtà è che hanno giocato una partita con un giocatore in meno già dal primo tempo. Ricordiamo che non c'è più, come l'anno scorso, la possibilità di far entrare un giocatore della panchina dopo 20 minuti quando c'è un'espulsione. Ti ricordi che l'anno scorso si poteva fare? Sì, l'anno scorso si poteva fare. Quest'anno invece l'espulsione dura per tutto il tempo della partita, non più per 10 più 10. Quindi subire un cartellino rosso peserà molto nell'economia della partita. Adesso andiamo a vedere il meglio e logicamente le interviste. Noi siamo rimasti al terzo tempo e allora abbiamo la possibilità di condividere queste testimonianze. Vediamo. Rocas all'appuntamento coi pali. Si alza il pallone, si alzano anche le bandierine. Si alza il pallone di Ledesma, si alzano anche le bandierine. Ottimo break dell'Argentina, è in mezzo al campo Saus e lo scarica poi per Peruzzo, contrattacco micidiale di Viadana. Grande azione di Sauce, da rivedere la difesa dei Lions, che ha concesso un break veramente troppo facile in mezzo al campo a Viadana. Grounding confermato. Rocas, okay, grazie. Può portare i suoi a più 7 dopo la meta di Michele Peruzzo, estremo arrivato in estate da Calvisano. Dentro, ancora preciso Javier Rocas. 24esimo minuto del primo tempo, calcio di punizione trasformato dal numero 10 di Viadana, Javier Rocas. Ma la palla non viene conquistata, il pallone poi è ancora per Viadana con Locatelli che prova a portarlo avanti. Ha tentato Minervino di conquistare il pallone ma non c'è riuscito, allora Zottola portato a terra, poi Gregorio, palla per Rocas, ma c'è l'intercetto di Joaquin Pass. Adesso è derby in velocità con Orellana, se ne va fino in fondo Paz, prova ad arrivarci anche Ciardulo, ma Joaquin Paz va a segnare la meta. Era stato chiamato a una grande prova oggi. Si va a lunghi nella zona di Zottola. Tre fermo lì. Subito Viadana, ottima spinta. Viadana sembra inarrestabile, vanno fino in fondo e c'è la meta che viene marcata dal Viadana con Locatelli che ha mantenuto l'ovale. Si alzano le bandierine degli assistenti a via Rocas. Stavolta le bandierine si alzano e c'è anche l'urlo un po' di sollievo dei tifosi bianconeri che vedono il pallone andare al centro dei pali e dunque si conclude la prima frazione di gioco con il conteggio di 20-15. Ledesma manda il pallone per aria, si alzano le bandierine degli assistenti.
preciso anche in questa occasione Ledesma, che dopo il palo, solo errore, no, con un palo colpito nel primo tempo. Si alza il pallone e si alzano anche le bandierine degli assistenti. I Lions volano sul più 8, oltre Brecht. Lions 25, Viadana 20. Si gioca sul lungo, portato giù bene il pallone da Viadana con Romanini. Avanza la Moll e c'è la meta tecnica marcata da Viadana. Nessuna risposta alla Moll giallo-nera per i Lions e c'è la meta di punizione. Mol! Stai a 10, stai! Vantaggio! Calma! Calma! Si alza il pallone e si alzano anche le bandierine. Ledesma precisissimo nel secondo tempo ai pali. Bella trasformata dal numero 10 dei Lions, Massimo Ledesma. Risultato parziale, Lions 25, Viadana 20. A posto? Va Zarizze dalla piazzola, si alza il pallone e si alzano anche le bandierine. 42 a 27, più 15 dei Lions. Dentro con il risultato finale, Lions 42, Viadana 27. Sì, sicuramente un'altra atmosfera rispetto a Calvisano. A Calvisano la vittoria ci è sfuggita per poco, oggi invece credo sia stata una partita dura, l'abbiamo costruita bene davanti a un pubblico pazzesco, una cornice di pubblico veramente bella, un campo bellissimo, l'abbiamo detto, sarà difficile per tutti, quindi credo una bella partita e una bella vittoria. Comunque il Viadana te lo aspettavi il Viadana così? Sì, un Viadana che purtroppo, cioè, l'abbiamo visto nelle prime tre uscite, comunque era una squadra imbattuta che ha dato del filo da torcere a tutte, ha vinto partite anche sulla carta magari più complicate, è una squadra veramente valida, si vede allenata da un ottimo allenatore, giocatori validi, sarebbe stata una guerra, è stata una guerra e diciamo che questa battaglia l'abbiamo portata a casa noi, ora ci sarà il ritorno che sarà veramente un'altra grande battaglia. Però adesso c'è una sosta, giusto? Per fortuna diciamo c'è una sosta perché arriviamo da tra campionato e coppa 6 partite consecutive, i giocatori che non hanno potuto riposare per via degli infortuni, quindi ce la prendiamo per tenerci quanto di buono perché una vittoria ti permette anche di lavorare meglio su determinati, è sempre facile lavorare dopo una vittoria perché hai quell'entusiasmo in più che ti vengono meglio determinate cose. Quindi dopo un periodo un po' buio ci siamo rialzati e ora continuiamo così. La domanda spontanea, a chi dedichiamo questa volta? Al solito? Sempre alla nonna e anche alla fidanzata che ora è un po' che non la vedo e la vado a trovare in settimana, quindi a tutte e due. Una partita abbastanza equilibrata, molto, c'è stato molto combattimento, per un po' la vostra indisciplina vi ha messo in difficoltà. Questa volta ci ha messo in difficoltà, noi pensiamo che tanto se facciamo calci giocando il nostro gioco possiamo vincere, ci ha messo un po' in difficoltà essere in meno con il rosso, con il giallo quando siamo stati in 13. E là si è visto un po' la differenza nella partita. Io ti ho seguito la partita precedente, sei stato scelto uomo del match,
Come ti trovi in questo tuo nuovo club? Bene, io mi trovo benissimo dal primo giorno, sono trovato con una squadra molto competitiva, con tanta voglia di lavorare, tanto chi sono fuori, chi sono dentro del club, con tutta la gente che va in campo, molto bello, sono tutti entusiasti e ogni partita che vinciamo, ogni partita anche che perdiamo, sono tutti là a fare i tifosi, quindi questo per noi è molto bello. Per te passare dalla Serie A italiana al top 10, si sente la differenza? Sì, sì, è stato un cambio ovviamente importante. E sto trattando di ancora adattarmi e trovarmi al 100 in campo. Penso che sto riuscendo a farlo, e quindi bene, stiamo bene. Siamo alla vigilia della partita dei Centurioni, quindi ci troviamo la domenica, ci troviamo là a Villa Carcina al Mave Stadium. Sì, domenica, domani andiamo con il mio fratello a guardare la partita dei Centurioni. Un saluto per tutti i ragazzi, per tutti i dirigenti di Centurioni. Eccoci qua! A Parma, dopo la partita, ho avuto la possibilità di incontrare Boffelli. Abbiamo fatto un selfie e mi ha raccomandato ti porti i suoi saluti perché ti ricorda sempre. Emiliano come... Boffelli, ricordiamo, Pumas, ala dei Pumas, che gioca nell'Edimburgo. No, manda i saluti. Ci manda i saluti e sai perché? Perché comunque lui, quando è stato il mondiale qua nella nostra zona, Lombarda, i Pumitas erano a fare allenamento anche all'Aldo Invernici di Brescia, quindi abbiamo avuto possibilità di stare vicino alla squadra. Persino il nostro carissimo capitano Sergio Nava ha organizzato un assado lì accanto allo stadio quando c'era la chiesetta dei rugbisti bresciani, quindi Boffelli, c'era anche in quella nazionale, c'era il buon Bello. Sì. C'erano diversi giocatori interessanti che sono passati da quella nazionale Pumitas, quindi sì, li abbiamo poi trovati anche l'anno scorso a Treviso nel test match con l'Italia e infatti quest'anno si sono giocati tutto il Championship con discreti risultati. No, però Boffelli già. Con i Pumas è già uno consolidato, sì, perché addirittura è il calciatore. Assolutamente sì. E mi viene in mente come il suo modo di calciare, che se la prende un po' lunga, però è molto rispettato in Argentina. Ricordiamo Boffelli appartiene al club di Duendes, che è il club di Rosario e il club anche di Juanimov. Allora, torniamo al nostro percorso di domenica. Il percorso di domenica vedeva te stare lì a Rovato perché c'era un bel menù, raccontami il tuo menù. Sì, un bel menù. Il mio menù è stato alle 13:30, la partita di qualificazione per l'Elite tra la squadra dell'Under 19 composta da Rovato e Franciacorta, si erano opposti alla SR Milano. Una partita piacevole e i nostri sono riusciti a spuntarla. 19-6 il risultato finale, quindi è l'unica squadra bresciana che approda all'elite nazionale. D'altra parte la SR Milano è stata comunque ripescata assieme all'Amatori Union in questo girone nazionale, dove a partire da domenica prossima ci saranno 10 squadre che si giocheranno l'accesso alle fasi finali nazionali. Quindi avremo Benetton Treviso, Petrarca, Mogliano e via dicendo. La creme della creme. Esatto. Successivamente, match di Serie C tra Rovato e l'Oltremella, un match da risultato senza storia. Sappiamo che l'Oltremella è una squadra che sta facendo esperienza, il primo anno della Serie C, quindi in bocca al lupo all'allenatore Cairo e a Gabba. Sto mostrando la t-shirt, che è quella giustamente dei nostri amici. Esatto. Lupi dell'Oltremella. Che alla fine della trasmissione avremo un bel reportage, perché è stato presentato ufficialmente la squadra e siamo andati. Daniele Trattino ci invita, come tutti gli anni, un evento interessante perché coinvolge anche le autorità, l'amministrazione comunale e soprattutto
anche quelli, i vecchi, le vecchie glorie del Roncadelle, perché ricordiamo che l'origine della squadra di Oltremera viene da quel club di Roncadelle. Invece, per quanto concerne il sottoscritto, avevamo l'impegno di fare la telecronaca in diretta della partita tra Centurioni versus la squadra del Settimo Torinese, Serie A, parliamo Serie A, tu eri rugby base Serie C, io non Serie A al Mave Stadium, bellissima cornice, adesso cominciano a partire, la regia ci dà l'immagine di avvicinamento a questa partita. Dicevo, facevamo anche in streaming, abbiamo avuto problemi tecnici, nel senso che la diretta in un certo momento cade perché c'è stato un problema di elettricità, di energia del computer che teneva il streaming. Ricordiamo che si tratta di collegamenti che vanno della telecamera verso un notebook o un computer, e quello lì ti dà il segnale per YouTube. Quindi abbiamo avuto quel problema lì, però mantenendo l'originale della telecamera, io stavo facendo la telecronaca e comunque con la mia telecamera seguivo la partita. Avevamo accanto a me mio fratello Orazio, che seguiva con la sua telecamera. Adesso ti mostro un po' un siparietto interessante e ti propongo un bel reportage. Vamos! E voilà, la tipica salamina, gracias. Il bello della diretta, siamo qui nella nostra postazione, c'è logicamente mio fratello Orazio, dietro di me c'è l'uomo, il cameraman del Settimo, come ti chiami? Fabio. Fabio, buon lavoro, buona partita. Qui ci sono gli ingredienti per vivere una bella giornata di rugby, si tratta del campionato di Serie A, partita tra il Promotica Centurioni versus il Settimo Torino, quindi... Zabuni, buona partita. Abbiamo sentito lo speaker ufficiale dei Centurioni, Promotica, e state vedendo insieme a noi l'ingresso delle due squadre. Per chi non mi conosce, però alcuni sì, penso mi conoscono, sono Norberto Calcio Mastrocola e cerco di comunicare anche la Serie A, perché la Serie A, rugby di base, merita comunque la sua visibilità soprattutto. Si parte. Kick off per la squadra ospite, quindi A per lei, che proverà un bel drop alto, corto o lungo, vediamo la scelta del mediano apertura di origine neozelandese. Si parte. C'è un in avanti, c'è il vantaggio. Il Settimo Torinese. Buona la palla al fondo, touche, si gioca. Buona la difesa del Settimo. Però il Centurione in qualche modo riesce a liberare il pericolo, avanza, pericolo, va. Metà! Prima metà dell'incontro! Avevano bloccato all'inizio bene, però dopo la forza, la voglia, l'entusiasmo dei Centurioni hanno voluto andare in meta, quindi prima meta di questa partita. Confermi l'autore della meta, Roberto? Mi confermano adesso che è Sanata. Sanata, che è stato intervistato per noi questo venerdì, coincidenza, e adentro Sanata, autore della meta. Veneto, nato a Treviso, formato nel club Vilorba. Adesso faccio un giro a 360 gradi, così vediamo che in questa bella struttura del bosco che abbiamo qua c'è anche l'allenatore di loro, il papà di Keanu, il mitico Sue, ex allenatore anche del Viadana. Buona la palla presa, pericolo, perché c'è un mol che avanza, guardate, un mol che avanza. Avanza, qui la palla, qui, lì. Meta. Si sentiva l'odore di meta.
telefono che non riprende più dal 18. Un altro formato la metà, quindi lo avviciniamo. Ragazzi, è lunga posto. Ma via, buono recupero in coda della touche dal pilone. Pericolo, va via, ancora il flanker bresciano. C'è l'infrazione. E nel punto d'incontro c'è stato una mano che è andato a bloccare l'uscita, quindi in un rack. Quindi nel rack la mano non deve andare a sigillare il pallone. Logicamente parliamo del difensore, quindi questa è l'infrazione che ha segnalato l'arbitro. Dopo, dentro! Tolti tre punti. Siamo vicinissimi alla fine di questo primo tempo, mancano meno di 5 minuti. 10 a favore della Promotica, 5 il settimo torinese. Vediamo qua, torniamo al gioco, lancia a 5 metri. Buona la palla presa, pericolo perché qui c'è il mall. Pericolo che c'è il mall avanzante, guardate l'ultimo uomo, il skipper. Guardate le skipper, va. Lo hanno rimbalzato all'ultimo centimetro. Ancora che cerca di progredire. Meta. Questa volta non c'è stata la possibilità di bloccare. Rory, l'australiano che ha fatto la meta. Il numero 10, l'apertura. Palo, incredibile l'errore, andato a sbattere contro il palo qui al Mave Stadium. Quindi facciamo un po' di pausa, a prescindere che non sappiamo se siamo visibili o meno, però noi le facciamo perché ormai a una certa età uno comincia a stancarsi anche. Però mostriamo un po' prima il briefing del post primo tempo. Questo è il briefing del settimo, questo è il briefing della terna arbitrale e questo è il briefing di Roberto Marchiori che comunque è un ex di turno, no? Perché lui mi conferma che anche lui è allenato in questo prestigioso club, mi piace il settimo torinese, un club che è un esempio per altri club. Se volete sapere di più entrate al sito che è bellissimo, organizzato molto bene, da tantissime informazioni, hanno diversi progetti in alto, quindi chapeau al club settimo torinese. Partito secondo tempo. Drop lungo, la recupera Aperley che va a fare subito punto di incontro con il sostegno logico dei suoi avanti. Diritto per diritto Rory. Va via bene, guadagna metri. Il giocatore dei Centurioni. Ancora offensiva, la palla lì la deve giocare del Valle. Chica a seguire, pericolo, Mark, chiama il Mark. Adentro, 18 Promotica, Centurioni, Lumezzane, 5. Settimo torinese, rubata in fondo touche, tremendo, quello lì è cartellino giallo, è stato un bloccaggio, probabilmente non era un placaggio, quindi un uomo in meno adesso in questo momento. Buona la palla fena in fondo touche, avanza Rory,
caduta la palla, però c'era un vantaggio. Altri tre punti importantissimi, molto importanti. Si gioca a largo. È l'abbraccio dell'orso. Recupera la palla, esce in maniera anomala, recupera la parte chiusa, va via, cerca di liberare la palla. Cerca di liberare, si gioca ancora per la chiusa, il senso è quello lì, va il numero 12 che cerca di rompere la linea di vantaggio, ancora possesso, ai ai ai, in avanti, e secondo me full time, partita nervosetta, però secondo me vince meritatamente la squadra di Marchiori. Adesso i ragazzi tutti si salutano, questo è il bello, dopo il combattimento. Sì. E ragazzi, qui vediamo il saluto finale di ambedue squadre, partita, ripeto, molto un po' nervosa, però... Spigolo, bravo, quello vedi, lo cercavo, vedi il bello di avere degli italiani vicino a me, vedi, spigolosa, quello è il termine giusto, vedi che in italiano trovi sempre, che bravo che era il nostro Dante Alighieri. Sta dicendo che ancora non si ha vinto nulla, bisogna lavorare sempre. Ho tradotto perché anche lui, tu sai che l'italiano anche lui non è... Lo spiccicato sì. Così. Abbiamo un altro tifosi, meno male. Il bello del terzo tempo, brindiamo con la birra, non ci nascondiamo, siamo in terzo tempo. Allora, con i fratelli Montilla, raccontami come hai vissuto questa partita. Una bella partita, sappiamo che loro sono una squadra forte. Sappiamo che la partita deve essere una partita dura per giocare e abbiamo vinto, abbiamo fatto quello che abbiamo parlato in settimana, così siamo contenti. Sai che lui mi aveva anticipato qualcosa perché ieri sera siamo visti, quindi il mio programma è bello perché mostriamo un po' quello che io faccio in fine settimana. Sabato Piacenza, domenica siamo qua. Sì, ci siamo visti ieri a Piacenza, adesso siamo qua, abbiamo parlato della partita che era una partita tosta, già l'anno scorso è stato difficile contro Settimo. Ma va bene, siete riusciti a farla bene, quindi contento. Anche perché comunque una bella lotta anche fraticida, sono diversi argentini, sia di Centurioni sia anche di Settimo. Quindi secondo te qual è stata la chiave della vittoria? Per me la mischia, abbiamo giocato una partita forte, abbiamo mantenuto tutto gli 80 minuti duro e quella ha sido la chiave per la vittoria, la mischia e essere forte. Dovete emulare i Centurioni perché ieri avete perso una partita, mancanza di disciplina, l'abbiamo raccontato anche ieri. Sì, un po' mancanza di disciplina, si è fatto un po' difficile quando abbiamo giocato due in meno, quegli momenti sono stati difficili da gestire la partita, comunque ci continuiamo a lavorare, questo è lungo. È lungo e è bello anche che tu sei riconoscente del tuo periodo vissuto qua. Ti vogliono bene qui in questo club e il fatto di venire a trovare tuo fratello ancora di più. A chi salutiamo? La Mendoza? Salutiamo alla famiglia, che è la Mendoza, gli amici e alla mia amorosa che è qui. Sì. L'amorosa dove sta? Vieni a salutare. Vieni a salutare. Vogliamo il saluto dell'amorosa, stiamo in terzo tempo, brindis. Brindis. Ciao, come va? E voi a chi salutate también? Un saluto, sì, sempre alla famiglia, amici, al club. Tua amorosa? Dove? Non ce l'ho. Signori, mi raccomando, okay. Vogliamo Morosa per il Montilla numero 2, ok? Vamos. Stiamo parlando con il uomo del Metz, continuiamo in questo super terzo tempo. Che impressione hai di questa partita? Bene, per me abbiamo imposto il nostro gioco e per quello che lo abbiamo portato a casa la partita. Sono felice per come ho giocato e come il disimpegno della squadra.
La Mischa ha avuto un ruolo importantissimo, tu lo hai gestito bene, non sono entrati diciamo nella indisciplina, che loro secondo me hanno avuto tanta indisciplina, per voi è stata un po' la chiave. Sì, 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 penso che la Mischia ha giocato troppo bene, tanto in la Mischia come in Touche, abbiamo difeso bene il Mol e per quello che loro hanno fatto pochi punti. Infatti una vittoria che ci voleva, bel pubblico, bella atmosfera, è piacevole giocare qua. Sì, sì, si sente troppo giocare in casa, mi piace troppo, si sente il pubblico. Non è come in Argentina, però quasi, dai. No, ma veramente i centurioni si sente il club. A chi salutiamo in Argentina? Soprattutto a mia famiglia, ai miei, a tutti che mi vedono. Al tuo club anche? Sì, anche il mio club che è sempre presente. Per quello che sto qui, il mio cugino. Guarda che alcuni non sanno qual è il tuo club là. Io sono di Universitario di Cordova. Salutiamo tutti, sì, tanti anni lì e penso che un po' sto qui grazie a loro, sì. Comunque grazie mille per l'intervista e ci vediamo. Hasta la vista, amico. Nos vemos. Ciao, grazie. Finché la birra va, continuiamo nel tuo terzo tempo. Momento di sentire l'head coach di questi centurioni. L'avevi preparato la partita così? Allora sì. Sapevamo che settimo la squadra tosta con gli avanti, aveva una bella Mischia, un bel drive. Noi avevamo detto non rischiare di giocare nella nostra zona rossa come la chiamiamo noi. Pericolo. Pericolo, pericolosa. Quindi niente, non è uscito come se voleva al 100%, ma i ragazzi hanno veramente dato tutto in campo. Abbastanza bene la disciplina, io direi, abbastanza bene, rispetto a loro. Sì, sì, diciamo che rispetto a loro, però sì. Noi dobbiamo abbassare un po' la quantità di calci contro, sì. Siamo sempre su una media 10-12, non va bene. Tirare le orecchie martedì. Certo, si lavora anche sì. Per non fare calci. Comunque, niente, penso che dobbiamo migliorare un po' tanto su quello che insisto da un bel po', sulla velocità di decisione, sulla continuità diretta, decidere sempre più veloce, che oggi non è stato, ma niente. Complimenti ai miei ragazzi che hanno lasciato tutto. No? Io devo anche ringraziare il pubblico perché veramente c'era un bel clima. Sì, un bel pubblico, bel clima, allora niente. Abbiamo vinto, ma tanto siamo sulla quarta. Sì, ma questa è la terza consecutiva vittoria. La terza consecutiva serve per lavorare in un altro modo, ma sempre lavorare e crescere un passettino in più, crescere noi come staff, far crescere la squadra. Testa bassa e pedalare, come si dice con Italia. Testa bassa e pedalare, sempre. Sai un po' i risultati degli altri? Sì, ha perso l'ACR contro Parma, ha vinto bene il Parma. Parabiago ha vinto molto molto aggiustato contro Cus Milano e ha vinto anche Genova, ha perso contro Noceto, mi sa. Può essere, però molto molto vicino lì, sono stati i risultati un po' diversi. Un bel campionato, però, Sì, un po' diverso a quello che uno pensava, no? Benissimo. Campionato molto molto strano. Però sì, va bene così. Va bene così perché crea più appeal alla gente che lo segue. Certo. A chi salutiamo, Roberto? Allora, niente, sempre saluto alla mia Argentina lontana, alla mia famiglia che sono quelli che mi sostengono e niente, ringraziare tanto la società per avere fiducia in noi e continuare a crescere. Sì. Il bello del terzo tempo è trovare gente anche che non è di origine bresciano. Chi sei te? Io sono Marcello Russo, vengo da Padova, il secondo anno qui. Giocavo al Petrarca insieme a Davide, siamo stati portati qua da Ragusi Simone, allenatore dell'anno scorso. Che ci ha abbandonato lui. Ha scelto un altro percorso in Irlanda, però noi ci siamo trovati bene qui, il secondo anno qui. E quest'anno sta andando molto bene, siamo contenti per la squadra, per i risultati e oggi molto bene, siamo contenti. E per la lingua siete adattati subito? Sì, ma noi siamo italiani, è facile per noi. Non siamo come. Sto scherzando, dai, che c'è amici luminesanesi, ci vogliono bene. Scherzo, io sai che è un argentino guascone. E che aspettativa hai in questo Centurioni? Perché ormai è la terza vittoria di fila. Speriamo di vincere anche la prossima giornata. Andiamo a Genova
e speriamo di far bene. Noi dobbiamo sempre lavorare, lavorare, lavorare. Momento dei saluti. A chi salutiamo? Salutiamo i nostri sostenitori che sono venuti da Padova fino a qui. Che carina, veramente complimenti, eh? Venire da Padova così lontano, una trafferta lontanissima. Come non parlare con un crack, un vecchio amico, un grande giocatore del Viadana, una leggenda del Viadana, che adesso sei qui in Serie A. E sinceramente una partita che potevate fare un po' meglio. Certo, quello stiamo imponendo, ovviamente siamo la terza partita adesso, speriamo che adesso migliori solo, non solo il nostro comportamento di come siamo in squadra, ma anche noi come giocatore, perché c'è ancora tanto da lavorare e ovviamente avendo una squadra completamente diversa da loro l'anno scorso e anche due allenatori nuovi che Regan Sue e Alejandro Skoyac. No, sono contento di essere là, ovviamente come si è già visto, sono andato là per famiglia e tutto quanto, però sono ancora molto orgoglioso di legato. Sì. Hai visto la partita ieri? Potevano fare di più, eh? Ho visto, certo, il Viadana sì, però ho visto che c'è una buona struttura dietro adesso, sì, con Urdaneta e i giocatori che hanno voglia e lo seguono molto come allenatore. Sento ancora i giocatori là come Gilberto, ex giocatori, o come Pietro, Gregorio, che mi dicono che stanno veramente bene là e sono contenti solo per loro. Sì, quello sì. Invece, tornando a te, hai trovato, come dicevi prima, anche tuo padre che è il head coach di questa squadra. Avete tentato di giocare. Tu hai, pala che hai avuto, hai cercato sempre di guadagnare il vantaggio, però forse il sostegno deve essere prima. Sì, devo ancora ambientarmi nel livello ovviamente della Serie A, è totalmente diverso, è tanto, il ritmo non è così alto, ma a volte provi anche di più a fare te stesso, che va anche nel male a volte, no? Ma sì. Si cerca sempre così di migliorare anche come squadra. Noi stiamo ancora cercando di spingere, siamo molto concentrati sulla mall e ancora c'è molto da lavorare, ma anche nel gioco dei tre quarti secondo me si può ancora migliorare. Sì, quello sì. Benissimo, adesso è un momento dei saluti, a chi salutiamo? Ovviamente la mia famiglia che è a casa. Sì. Tutta la mia famiglia che è anche in Nuova Zelanda, tutti quelli che ci tengo ancora a Viadana, tutti quanto. Sì. Grazie mille. Ciao, bello. Ci vediamo ancora. Ci vediamo ancora. Sì. Biondo una volta, quando avevo 20 anni. Archiviamo i centurioni facendo gli auguri a Ivano Bonaccina. Abbiamo visto che è stata un'ottima prestazione. Ivano Bonaccina, il direttore tecnico dei centurioni, oggi compie gli anni, quindi i suoi ragazzi gli hanno fatto un regalo anticipato di compleanno. Auguri Ivano. Auguri Ivano, sì, direttore tecnico, direttore sportivo, veramente con la sua esperienza sta aiutando alla crescita di tutto il movimento qua bresciano, quindi fa piacere che Ivano Bonaccina sia adesso in questo ruolo. Ricordiamo che fino all'anno scorso era l'allenatore della squadra, adesso si è messo un po' a bordo campo, però il suo lavoro è molto molto importante. Hai visto quello che significa andare a giocare lì al Mave Stadio, una bella cornice, bel pubblico, ci sono sempre tutti i presupposti di vivere una bella giornata di rugby. Stefano, per completare il capitolo oltremela, avevo accennato che sono stato ospite alla presentazione ufficiale della squadra, alla presentazione delle nuove magliette per quest'anno dell'oltremela, e c'erano anche i vecchi giocatori, le vecchie leggende del rugby Roncadelle erano presenti lì alla presentazione, quindi abbiamo avuto la possibilità di rivivere un bel terzo tempo con Spiedo a regola d'arte, quindi andiamo a rivivere la serata, però anche con qualche testimonianza. Prima parte di questo reportage, la seconda parte l'avremo venerdì con Special Rugby. Però non posso farlo per voi, sono troppo vecchio. Mi guardo intorno, vedo i vostri giovani volti e penso, certo che è da qualche anno. Mi dà anche fastidio la faccia che vedo nello specchio. Sapete, col tempo, con l'età, tante cose ci vengono tolte, ma questo fa parte della vita.
sempre. Questa è la nuova maglia della Regola Tremella. Di fare onore a questi signori. A un mondo seniores in maniera soft, come in parte lo è stato quello del campionato amatoriale, quest'anno l'approccio è al campionato FIR e è tutt'altro che soft, dove principalmente abbiamo già avuto a che fare con squadre e avremo anche a breve domani, anche domenica, a che fare con squadre importanti, strutturate, con grande tradizione e grandi capacità. Diciamo che la volontà c'è, non abbiamo particolari aspettative in generale. L'unica aspettativa, in parte come l'anno scorso, è stata quella di come possiamo dire, di consolidare il gruppo e di vedere se ci possiamo buttare le basi per un futuro interessante. Per questo abbiamo investito molto sulla parte tecnica, diciamo lavorando con degli allenatori di grande esperienza, ex giocatori importanti come Antonio Cairo e Michele Gabba, che sono esattamente head coach e assistant and coach, e con loro speriamo di... L'idea è quella di sviluppare nel tempo, non nell'immediato ma nel tempo, un progetto interessante. Vedremo se saremo tutti all'altezza. Io ti ringrazio, ok? Ci vediamo. Non ci resta, che dare l'appuntamento sul canale 810 di Sky o LTV per venerdì sera alle 19:30. E quindi, calcio più che mai, viva il rugby! Viva il rugby!